Oggi abbiamo degli ospiti veramente molto speciali che ringraziamo vivamente per la presenza e il tempo che ci dedicheranno. Il tema è arduo e complesso, visto il periodo che stiamo vivendo, non solo profitto, come tradurre questo principio nella vita delle imprese. Stefano Zamanni, professore ordinario di economia politica all'Università di Bologna e molto altro, e Giuseppe Morici, CEO di Bolton Group e promotore della Mission Alice, che contribuendo come testimonial in molti dei nostri percorsi formativi e per questo gli siamo veramente grati. Pietro Popoff alla moderazione, abbiamo in previsione più di 150 partecipanti collegati e sarà possibile, ecco, far intervenire solo un certo numero di persone, quindi è auspicabile scrivere i propri contributi nelle Q&A o anche, ecco, domande eventuali. Lascio la parola a Giuseppe per gli onori di casa e a seguire il professor Zamagni. Grazie. Grazie Stefania, buongiorno a tutti, sono particolarmente emozionato stamattina, però prima devo fare due premesse. La prima premessa è che tipicamente comincio a dire cose di media intelligenza verso le 9:30-10 della mattina e quindi a quest'ora non garantisco. La seconda premessa è che quando mi hanno detto che dovevo introdurre una chiacchierata con il professor Zamagni, mi sono sentito un po' come se fossi Gigi D'Alessio che deve introdurre un concerto di Bob Dylan, ecco, quindi cercherò di farla il più breve possibile perché le parole che volete ascoltare, che vogliamo, che vogliono anche ascoltare, sono altre. Provo solo a scaldare appunto il palco per la vera star, dicendo un paio di cose sul titolo della colazione, che è non solo profitto. Io non sono convinto che il vero nemico della sostenibilità sociale o ambientale nel mondo delle aziende sia il profitto, nel senso che è un falso problema. Il profitto per i veri imprenditori e per i veri uomini d'azienda non è né l'inizio né la fine della storia aziendale. Sarebbe un po' come ridurre un matrimonio di 50 anni al sesso, o sarebbe un po' come ridurre 4 anni di università con i tuoi migliori amici di una vita ai voti che hai preso agli esami o al voto di laurea. Quello che ti ricordi degli anni dell'università non sono i voti, specialmente dopo tanti anni, ma è la storia, la vicenda che hai passato insieme alle persone con cui ti sei accompagnato. E secondo me la mia visione dopo tanti anni d'azienda è un po' questa, cioè le aziende sono delle vicende umane, molto, molto umane, molto sociali, che hanno sicuramente delle forti conseguenze economiche. Io mi sono innamorato di questa frase che dico sempre, che secondo me, che non penso sia originale, però insomma la ripeto, organizzazioni economiche con una responsabilità sociale, ma sono delle organizzazioni sociali con una responsabilità economica. Noi contribuiamo allo sviluppo sociale, allo sviluppo civile, del paese e delle persone che lavorano nelle nostre aziende, svolgendo un'attività economica, ma la nostra responsabilità è una responsabilità innanzitutto, il nostro essere è innanzitutto, il nostro agire sono essere e agire sociali. Quindi se non è il profitto il più grande nemico della sostenibilità, quale è? Secondo me è l'alienazione. Io sto recuperando un concetto anticamente marxiano, che era nato per il proletariato, ma secondo me si applica molto bene alla classe manageriale. La classe manageriale è totalmente alienata dal proprio lavoro. C'è una frase dello psicoanalista Zoya, che anche questa ripeto ossessivamente, chiedo scusa a chi mi ascolta perché dico sempre le stesse cose: il mondo è pieno di persone intelligenti che fanno cose stupide. E le aziende sono particolarmente brave in questo. Siamo tutte persone intelligenti che fanno spesso cose stupide, perché ripetono un modello pensato in altra epoca per fare altre cose. Va ripensato il modello e la vera sostenibilità sociale e ambientale delle aziende si recupererà quando l'alienazione del manager dal suo lavoro verrà ridotta al minimo e il manager tornerà a contatto con la propria umanità e col proprio essere se stesso. E per questo io credo, noi abbiamo sposato anche come Bolton il concetto di economia umana, perché alla fine dovremmo tornare, che è il vero senso secondo me della sostenibilità, dovremmo tornare a considerare le aziende, l'economia, come qualcosa che
che è al servizio dell'essere umano, al servizio del suo sviluppo. Non ci dimentichiamo che le grandi fabbriche sono nate per dare accesso a costi contenuti a prodotti utili per tutti. E adesso le aziende possono svolgere, secondo me, un ruolo fondamentale per cercare di risolvere i grandi problemi dell'umanità di oggi, che non sono quelli degli anni 50. Quelli degli anni 50 erano l'accesso, quelli di oggi sono l'eccesso, e quindi l'economia deve contribuire a ridurre l'eccesso, che è un po' paradossale per un'azienda, cercando di con questo creare nuove soluzioni su cui si può fare economia, appunto, per i problemi di oggi, che sono quelli della inclusione sociale, dell'uguaglianza e quelli della sostenibilità ambientale. Solo se le aziende private, con la massa di competenze e di finanza che mobilitano, si metteranno al servizio di questa missione, ce la faremo, perché i governi e il pubblico da solo, senza la finanza e le competenze del privato, secondo me non ce la faranno. Però qui si ferma Gigi D'Alessio e il microfono va a Bob Dylan e io ascolto in religioso silenzio. Grazie molte, ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto, che ho accolto con vero piacere. Ha ragione Giuseppe Morici, il breakfast gli inglesi lo fanno più tardi e quindi probabilmente, ma adesso a parte la battuta, sono lieto di aver ascoltato quello che Giuseppe ha detto, perché è vero, il tema del profitto non è il problema, semmai, per dirla in termini un po' più rigorosi dal punto di vista economico, il problema è l'extra profitto o il sovraprofitto, e molti lo confondono, perché l'extra profitto è un problema perché minaccia la sopravvivenza delle nostre economie di mercato, perché l'extra profitto non è tale, diventa rendita. Il profitto è invece quello che serve al mondo delle imprese per andare avanti. Tutti i grandi economisti, da David Ricardo all'inizio 800 ad oggi, lo hanno scritto, eppure si fa finta di non capire. Un libro recente dell'americano Tyler Cowen, è stato tradotto anche in italiano da poco, ha per titolo La classe compiaciuta, e lui, da bravo americano, lui ha avuto anche ruoli di governo, come ricorderete, due amministrazioni fa, dice: oggi il problema è che l'eccesso di profitto e quindi il sovrapprofitto mina alle fondamenta le stesse economie di mercato, perché l'impresa che soffre di questo malaise finisce con l'appiattirsi, come lui lo chiama, diventa compiaciuta, e quando uno si compiace dei risultati ottenuti non va più avanti, ad esempio non fa innovazione, si limita a fare innovazioni di processo, di prodotto, ma non ad esempio innovazioni di rottura. E lui lo dice anche con riferimento al Big Tech, dice: è già da 14 anni che nel settore del Big Tech non c'è più una innovazione di rottura. L'ultima fu nel 2007, quando venne inventato l'iPhone, che fu veramente una innovazione di rottura. Quindi è vero che il vero problema oggi, bisognerebbe cominciare a chiamare le cose con il loro nome, non è tanto il profitto. E in secondo luogo è evidente che l'impresa non può essere confusa con una macchina da soldi, che l'imprenditore vero ha una pluralità di obiettivi che intende raggiungere, e quindi ridurlo soltanto ad un soggetto che opera e lavora per il profitto è a dir poco riduzionista. E qual è allora il problema? E questa è la ragione per cui ricorderemo nell'agosto del 2019 191 CEO, Chief Executive Officers, firmarono quel documento che è rimasto, come dire, ormai celebre. La stessa cosa è accaduto nell'agosto scorso, i 15, questi soprattutto europei, che sostanzialmente hanno detto le stesse cose. Allora, qual è il vero problema? Come tradurre, come dice il sottotitolo di questo incontro, nella vita delle imprese questa idea? Direi che tre sono principali sfide. Il primo è quella del cosiddetto moral disengagement. Questa espressione, che noi traduciamo col disimpegno morale, è il titolo di un libro pubblicato nel 2016 da Albert Bandura,
che è uno, il più grande, più noto, più famoso psicologo applicato al mondo dell'economia e dell'impresa americano. E appunto all'alba dei suoi 90 anni, nel 2016, ha pubblicato questo libro che ha ricevuto tanti premi di diversa natura. Cos'è il moral disengagement? È una strategia cognitiva che tende a disattivare le considerazioni di natura morale applicando per giustificare il proprio comportamento. Che vuol dire? Io sono d'accordo su certi principi, li violo nella mia pratica quotidiana, però vado a cercare le giustificazioni che servono ad attenuare o addirittura ad annullare la mia responsabilità. Questo è il noto meccanismo del disimpegno morale, di cui in Italia non si parla abbastanza, all'estero se ne parla da tempo, in America nelle più importanti business school, ad esempio quella di Harvard, ci sono dei corsi su questo. In Italia noi facciamo finta di fare orecchie da mercante. Cioè a dire, perché è pericoloso? Perché chi è affetto da questa sindrome ovviamente non nega il principio. Perché se uno mi negasse il principio e mi dicesse per me è giusto schiavizzare i dipendenti, è giusto picchiarli, uno potrebbe dire io non sono d'accordo, cerco di... No, invece ti fanno discorsi del tipo bisogna valorizzare, eccetera. Poi nella prassi quotidiana ci si comporta diversamente. E ovviamente questo è dovuto al fatto che la cosiddetta formazione in ambito etico non riceve il primo posto nelle considerazioni dei vari corsi, eccetera. La seconda, direi, rischio è legato a quello che è un vero e proprio paradosso del management, del grande ovviamente manager, che il paradosso è questo. La regola aurea della cultura manageriale è ancora basata sulla tesi della grande separazione, e cioè bisogna separare quella che è il dominio della sfera individuale privata dall'insieme di comportamenti, di credenze che si devono mettere in pratica nella sfera lavorativa. In altre parole si dice tu credi quello che vuoi, pensa quello che vuoi, ma nel tuo intimo, quando sei in azienda, questo è il codice di comportamento. E quindi parole come dono, gratitudine, comprensione, fraternità non devono entrare nel posto di lavoro, devono rimanere nella tua sfera privata, dentro la tua famiglia, se ce l'hai, con gli amici e così via. Ma ecco il paradosso. Paradosso è una parola greca che significa sorpresa, meraviglia. Il paradosso è questo, che quando i managers devono selezionare i dirigenti o gli executives, come si dice, usano le stesse parole del tipo stima, lealtà, posizione, fiducia. Cioè si chiede a chi deve essere assunto di essere una persona leale, che deve essere competente, deve essere capace di ricevere, donare fiducia e così via. Ecco allora qual è il punto. Bisogna allargare l'orizzonte culturale del manager, perché con questo paradosso, e ha ragione Morici, il rischio è l'alienazione. È da qui che viene l'alienazione. Perché da un lato io ho bisogno che tu, che diventerai il mio collaboratore, esibisca quelle virtù morali di cui ho fatto parola. Però dall'altro l'organizzazione aziendale non può tollerare che nei luoghi di lavoro quegli aspetti vengano presi in considerazione. Ora, non c'è bisogno di essere psicologi per capire che non si può andare avanti a lungo così, perché prima o poi si entra in crisi. Questo è il terzo, direi, obiettivo che occorrerebbe raggiungere in processi di formazione adeguati, è quello che riguarda la questione del lavoro. E allora, il lavoro, come sappiamo, possiede due dimensioni, la dimensione acquisitiva e la dimensione espressiva. La dimensione acquisitiva fa riferimento alla circostanza che le persone lavorano per ottenere un potere di acquisto con il quale soddisfare i bisogni della vita quotidiana propri della propria famiglia. A questa dimensione corrisponde, come sappiamo in letteratura, il concetto di lavoro giusto. Il lavoro giusto è il lavoro che consente alla persona, bla bla bla, cose che sappiamo almeno dalla rerum novarum
del 1891 in avanti. Ed è ovvio che sia così, ed è importante che sia così. E sono state tante le battaglie in chiave sindacale o movimento operaio per arrivare al lavoro giusto. Però ci si dimentica sistematicamente dell'altra dimensione, la dimensione espressiva. E cosa vuol dire espressiva? Che l'essere umano ha bisogno di lavorare, perché è attraverso il lavoro e con il lavoro che ognuno di noi afferma la propria dignità e soprattutto la propria personalità, cioè sviluppa il proprio potenziale di vita. Ecco perché si chiama espressiva. Proviamo a pensarci, se non ci fosse il lavoro, come faremmo noi a riconoscere chi siamo? Perché io riconosco me stesso solo attraverso l'interazione con altri in quel luogo idealtipico che è appunto il lavoro. A questa dimensione del lavoro e la dimensione espressiva corrisponde il concetto di lavoro decente. Noto a piedi pagina che il concetto di lavoro decente è stato introdotto da Giovanni Paolo II in occasione del grande giubileo dell'anno 2000. E poi è stato ripreso questo stesso concetto dall'ILO, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ha pubblicato l'anno dopo questo libro interessante intitolato The Decent Work. Quindi, qual è oggi la grande sfida di un management che voglia evitare quello che Maurizio ha chiamato l'alienazione ed è a ragione da vendere Maurizio? Deve trovare il modo di mettere in mutua compatibilizzazione, meglio ancora in armonia, le due dimensioni. E invece noi vediamo che le preoccupazioni sono sempre solo sulla prima dimensione. E qui anche il sindacato dovrebbe fare un lavoro ma non dobbiamo parlare di quello in questa sede, perché l'attenzione è sempre sulla dimensione, chiamiamola pure materiale, che è fondamentale, che sia ben chiaro, perché l'essere umano un corpo ce l'ha. C'è una prova contraria, qualcuno pensa che non ce l'abbia, ma si sbaglia secondo me, e quindi si vede che non ha mai avuto fame. Però ci si dimentica della dimensione spirituale, cioè la dimensione espressiva. Allora, cosa vuol dire concretamente trovare il modo di mettere in armonia le due? Non voglio usare la parola conciliazione, perché chi mi conosce sa che non mi piace, perché la conciliazione presuppone il contrasto tra due elementi. Il vigile urbano, quando commettiamo un'infrazione, cosa ci dice? Concilie, che vuol dire si è disposto a pagare la multa. Quindi è meglio parlare di armonizzazione, perché mettere in armonia vuol dire che io riconosco che entrambi gli elementi di una certa diade sono dotati di valore. E allora il problema è di trovare l'armonia. Come fa il direttore d'orchestra, che sa mettere in armonia i diversi pezzi che compongono la sua orchestra, perché conosce le caratteristiche di ciascun suonatore. Ecco allora la grande sfida del management di oggi: come creare armonia tra le due dimensioni. Perché è vero che la persona di chi lavora vuole, esige una remunerazione giusta, però vuole anche essere trattato nel senso che ho indicato. Allora, la domanda, a volte parlando con certi manager, adesso meno, ma fino a un po' di anni fa mi dicevano: sì, d'accordo, bello, sono d'accordo, però nella pratica non è così, perché le imprese hanno bisogno di non guardare troppo per il sottile, devono vincere le gare sulla competizione globale, eccetera. E allora io li stoppo e gli dico: guarda, vi sbagliate di grosso, perché se dite questo vuol dire che avete studiato sui libri sbagliati. E vi consiglio di scegliere corsi di management diversi, perché lo so per certo, appartenendo alla categoria, che molti dei miei colleghi non capiscono queste cose. E quindi trasmettono ai propri allievi un sapere che non è che sia sbagliato, è obsoleto, è superato. A che cosa faccio riferimento? A questo. Voi sapete che diversi anni fa Michael Polanyi, fratello del più noto Karl Polanyi, economista filosofo, erano scappati dal impero sovietico, erano cecoslovacchi, riparati in Inghilterra, pubblica un libro che è poco noto, ma che è di fondamentale importanza. In questo libro Polanyi, Michael, non Karl, introduce la distinzione tra conoscenza codificata e conoscenza tacita, codified knowledge and tacit knowledge. I Polanyi erano
famiglia ebraica e quindi scappano per una pluralità di ragioni. Però lui in Inghilterra si converte e diventa cattolico. E quindi cosa succede? Che gliene dicono di tutti i colori, perché potete immaginare, eccetera, perché questo a proposito del tema delle diseguaglianze, e uno non è libero di convertirsi se vuole, chiusa la parentesi. Ebbene, la conoscenza codificata è la conoscenza che può essere trasmessa da una persona all'altra per via di codici. Cosa sono i codici? I protocolli, i libri, i manuali vari, eccetera. Io leggo e mi attengo a quanto ho letto ed eseguo le operazioni che mi sono state assegnate. Chi ha soprattutto basato il proprio modello sulla conoscenza codificata è stato Taylor, il taylorismo. Il taylorismo è basato tutto su una serie di appunto documenti, o meglio ancora codici, che vengono trasmessi dal merge ai diverse linee operative e ognuno deve attenersi senza fiatare quello che è scritto. Cos'è la conoscenza tacita? È quella che invece è dentro, alberga nella testa di ciascuno, perché ogni persona umana è portatrice di conoscenza. Certo, ci sono quelli che ne hanno di più, altri di meno, ma non esiste un essere umano, anche il disabile vario, che non possa dare un sia pur piccolo contributo. Ma questa conoscenza tacita non può essere esternalizzata, portata cioè a vantaggio in questo caso dell'azienda, se la persona che la possiede non è consapevole, o scusate, non è consenziente, cioè non la, e il manager non la può estrarre, perché io sono il tuo manager, come faccio a sapere quello che c'è dentro la tua testa se tu non me la riveli? E allora ecco il punto. Nelle condizioni storiche attuali, la gara competitiva si vince sulla mobilizzazione della conoscenza tacita. Oggi la conoscenza codificata non serve quasi più a niente. No, sto esagerando ovviamente, ma perché la conoscenza codificata è acquisibile ormai da tutti. Basta entrare in rete, uno ci dice da Google questo e quell'altro e viene Wikipedia a sapere quello che altri sapevano e che lui prima non sapeva. La vera sfida è come estrarre da ciascun collaboratore dell'impresa la conoscenza tacita di cui è portatore. Ma allora qual è la conseguenza? Che perché questo avvenga bisogna che io consenta al dipendente di esprimere la propria fioritura umana. Ecco perché la dimensione espressiva del lavoro oggi è molto più importante dell'altra. Perché se io non metto il mio collaboratore nella condizione di capire che lui è importante oltre che per sé e per la propria famiglia, anche per l'azienda, perché partecipa ad un processo che serve ed è mirato al bene comune, quello lì non mi dirà niente. Si terrà la conoscenza per se stesso e dirà: io perché ti devo dire? Non sono obbligato, non te lo faccio. Ecco perché oggi dare enfasi al problema dell'armonizzazione di cui ho fatto parola poc'anzi è importante, perché serve per vincere la sfida competitiva. E infatti le aziende di successo, se voi andate a vedere, caso per io le conosco pochi perché ovviamente mi manca il tempo, per mi piacerebbe tanto, sono quelle aziende dove l'organizzazione interna del lavoro non è più di tipo tayloristico, basata cioè sul principio gerarchico del comando, tu esegui queste mansioni, ma è basato sulla valorizzazione del potenziale creativo e generativo che più o meno tutti hanno. Quindi ecco perché oggi siamo in un'epoca felice da un certo punto di vista, perché per chi crede in certi valori. Perché siamo nella situazione in cui un'esigenza, chiamiamola pure di matrice profondamente etica, come quella di valorizzare le persone, converge con l'esigenza delle imprese di avere successo. E allora? E perché allora non ci mettiamo? Non ci mettiamo all'opera? Rimbocchiamoci le maniche, perché questo è il punto. In passato, il passato vuol dire fino a qualche decennio fa, io mi rendo conto che era difficile far capire questo, perché in epoca di pieno taylorismo, evidentemente il manager a torto collo mi diceva: sì, mi piacerebbe, però non riesco a farlo perché qua, perché là, i conti poi non tornano e così via. Ma oggi non è così, perché oggi le innovazioni, le idee innovative possono venire anche dall'ultimo arrivato, da quello che ha un colore della pelle diverso, da una persona che, a cui non avresti dato un soldo, però la devi mettere nelle condizioni di esternalizzare la propria tacit knowledge.
E questa, come voi capite, è veramente la sfida, si direbbe, del secolo. E chi riesce a intercettarla? Devo dire che uno è come, ad esempio, la Harvard Business School, che ha adottato lo slogan dello humanistic management, si è già messa in questa direzione. E conoscerete certamente il libro di Brian Robertson, pubblicato nel 2007, quindi non tanto tempo fa, che ha per titolo Holocracy, parola greca che lui ha voluto fosse stampata. Cos'è l'olocrazia? È esattamente il modello di organizzazione antitetico al taylorismo, al Ford taylorismo. Ed è interessante perché quelle imprese, io ne conosco tre in Italia, ovviamente non posso fare i nomi, che l'hanno adottato, mi hanno detto i manager: professore, lei non ci crederà, la nostra performance è aumentata, meno conflitti interni, meno controlli, meno litigate e soprattutto i risultati in termini di quote di mercato e dunque di profittabilità si sono visti, eccetera. Perché l'idea del modello olocratico, e io quando l'ho letto, il libro è stato tradotto adesso anche in italiano 2 anni fa, mi sembra, da Guerini di Milano, e mi sono, come dire, divertito, perché quelle idee sono tutte quelle che abbiamo generato noi italiani dove e quando? Nel 1400, all'epoca dell'umanesimo civile. Ah, allora ho detto, vedi che gli italiani che sempre si auto, come dire, censurano, eccetera, una volta tanto. Probabilmente Robertson non lo sapeva e quindi il suo merito è garantito. Ma quelle idee erano quelle degli umanisti civili. Perché scusate, ma chi ha fatto l'umanesimo? Ma l'hanno fatto i mercanti, che allora erano gli imprenditori, erano i manager. La parola imprenditore non c'era, voi sapete che la parola imprenditore, impresa, viene coniata nel 1730. Prima non esisteva, non esisteva. E viene coniata da Richard Cantillon, un economista irlandese che stava a Parigi e adottò la parola francese entrepreneur, perché nella lingua inglese tutt'oggi non esiste la parola imprenditore. Quindi diciamolo una volta per tutte, perché questi inglesi a volte, insomma, ci siamo capiti, non hanno, tant'è vero che ancora oggi entrepreneur, entrepreneurship, sono parole tipicamente francesi, chiusa la parete. Ma i mercanti, gli imprenditori sono quelli che hanno fatto l'umanesimo civile. Poi altri, perché i mercanti erano anche uomini di cultura. E come? Pensate voi gente come Leon Battista Alberti, pensate voi come Benedetto Cotrugli, che era un imprenditore allora famosissimo e che però si dedicava agli studi. Ad un certo punto scrive nel suo libro: ma arrabbio quando dicono che noi imprenditori pensiamo soltanto al denaro, eccetera. E il libro di Cotrugli è stato ristampato in edizione critica 2 anni fa ed è bellissimo perché ti fa capire qual è la natura propria del fare impresa e dell'imprenditore. Ecco, allora, andando a concludere, perché ho finito il tempo che mi è stato assegnato, perché è oggi massimamente importante che si parli di queste cose, perché siamo già entrati o addirittura alla vigilia di una nuova stagione che apre ad una transizione di grande interesse e di grande rilevanza. E per chiudere con una notazione sul: se noi italiani la smettessimo una buona volta di andare a rimorchio di altri, pensando che quello che fanno gli altri non è così, il problema è che noi dobbiamo riscoprire le nostre radici. Perché l'umanesimo e il Rinascimento sono nati in Italia, o meglio, in terra di Toscana, e poi dalla Toscana si sono espansi altrove. Allora, riscoprire le radici è un servizio, lasciate che usi questa parola, che forse a qualcuno di voi può sembrare strana, è un esercizio di carità. Perché? Perché è un modo per far sapere ad altri, anzitutto per rincuorare coloro i quali, evidentemente, essendo pessimisti di natura, anzi misoneisti, pensano che non si possa cambiare. Voi sapete, misoneismo è una parola greca. Il misoneista è peggio del pessimista, è quello che non solo vede nero, ma pensa che non si possa mai cambiare. Allora noi dobbiamo lanciare una battaglia culturale contro il misoneismo.
perché sono quelli che raffreddano le speranze, soprattutto dei giovani. Perché se voi un giovane gli dici, ah, tu puoi fare quello che vuoi, tanto non c'è niente da fare, le cose non cambieranno mai, voi fate le ali a quella persona. Ecco allora perché c'è motivo di recuperare quella grande virtù che è la virtù della speranza. E la speranza non è la virtù di chi si siede e fa niente, anzi, è la virtù di chi sa guardare lontano, perché sa guardare in lontananza, perché guarda verso l'alto. Grazie. Professore, grazie, grazie Giuseppe. Qui stanno arrivando un sacco di domande. Abbiamo solo 15 minuti di tempo per farle. Allora, si sono prenotati in tanti, c'è Marco Morganti, Leonardo Bocchetti, Patrizia Grieco, Enrico Resmini. Marco, se tu riesci, ti diamo subito la parola. No, Marco purtroppo non riusciamo a connettere. Allora, Patrizia, Leonardo, scusa, partiamo da Leonardo Becchetti, che tra l'altro Leonardo so che con il professore avete una lunga amicizia. Guarda, ecco, adesso io ci... Mi sentite? Sì, perfettamente. Bene. Allora, sì, lavoriamo ovviamente insieme nella finanza, nell'economia civile, e allora io porto la mia esperienza di affiancamento ad aziende bancarie e finanziarie, di aver fatto nascere uno spin-off che si chiama Giosto, un sito online che vende i prodotti delle aziende generative. Avete parlato di alienazione. L'alienazione dipende dal fatto che l'uomo è un cercatore di senso e la società di oggi è povera di senso. Il punto è fondamentale è uno solo: l'economia deve, il sistema economico deve rovesciare la prospettiva. La povertà di senso viene dal fatto che noi oggi puntiamo al massimo profitto, non importa come. Adesso faccio l'esempio dell'azienda, diciamo, meno socialmente responsabile. In realtà il segreto del successo è fare esattamente il contrario, avere come obiettivo la generatività e l'impatto. E il profitto diventa un vincolo, nel senso che io non posso non fare profitto per stare in piedi. La società etica SGR, che è la società con cui sto lavorando, lo scorso anno ha fatto un ROI del 52,87%, che non mi pare poco. Qual è il segreto di questa società e di molte altre che io conosco? Avere un forte significato. Questo significato, questo obiettivo di impatto sociale stimola le energie dei lavoratori, stimola le motivazioni intrinseche dei lavoratori, tutti danno di più e alla fine i conflitti con gli stakeholder sono minori e si ottiene anche un risultato maggiore. Questo è esattamente quello che dice Larry Fink. Oggi il vantaggio è che la finanza vuole questo, perché la finanza vuole la riduzione dell'esposizione al rischio ESG. Sapete che Larry Fink scrive queste lettere ai CEO e ha scritto delle cose impressionanti. Ha detto: il significato è senza un sense of purpose, cioè senza un significato, senza un motivo di generatività, nessuna azienda può raggiungere il suo potenziale e alla fine perderà la licenza di operare dai key stakeholder. Quindi oggi il senso è, anche pragmaticamente, capire dove siamo, vedere qual è l'orizzonte di significato e di impatto più vicino al punto in cui siamo, muovere in quella direzione rovesciando la prospettiva. Il profitto diventa il vincolo senza il quale non possiamo stare in piedi. L'obiettivo per avere un'azienda ricca di senso diventa quello della generatività dell'impatto sociale e ambientale. Pensate che oggi esiste la finanza generativa, lo sapete, no? I fondi impact, eccetera. Quindi con questo approccio, con questo obiettivo, a mio parere, e avendo anche il favore oggi della finanza sostenibile, possiamo trovare la chiave per superare, diciamo, questa alienazione e per avere invece un'azienda, una società, un'impresa di successo. Grazie Leonardo. Allora Patrizia, se riesci a intervenire, tu sei stata presidente di Enel, dove questi temi sono stati molto cari, molto sentiti. Oggi sei in Montepaschi. A te la parola. Come? Mi sentite? Ecco. Sì, ti sentiamo. Beh, insomma, non è, buongiorno a tutti, non è evidentemente facilissimo intervenire dopo quello che ha detto il professor Zamagni. Io volevo lasciarvi solo pochi spunti di riflessione. Certo, io ho lavorato molto negli ultimi anni sui temi della sostenibilità,
Ci sono dei problemi di connessione. Patrizia, non so se ci senti. Ti chiedo se puoi disattivare la webcam. Abbiamo dei problemi, cerchiamo di riprenderla. Intanto possiamo andare avanti, che non penso che ci senta. Ok, vogliamo Enrico Resmini, sei pronto? Potresti intervenire? Enrico guida il Fondo Nazionale per l'Innovazione, un compito straordinario per cambiare il nostro paese. Enrico. Ecco, mi sentite? Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, io sono un privilegiato, Pietro, perché quando ho letto il titolo di questo Inspiring Breakfast, non solo profitto, parlando di startup e lavorando con tutte le startup italiane, devo dire che il profitto per le startup è un miraggio molto spesso. Quindi effettivamente è affascinante vedere cosa guida queste imprenditrici, queste entrepreneur, come li chiamava il professor Zamagni, no? E hanno una missione molto spesso molto più elevata del profitto, perché credono nei propri sogni, perché attraverso i sogni riescono magari a immaginarsi una futura professione, riescono a immaginare un futuro lavoro, credono nell'impatto sociale che possono avere le proprie iniziative, credono e immaginano un modo laterale di condurre business che magari conosciamo da anni, quindi portano quella diversità di pensiero. E devo dire che le vibrazioni che portano, l'energia che portano è davvero stimolante. E qui volevo sottolineare una dimensione che nelle parole del professor Zamagni non ho sentito, ma penso che sia rilevante, che è un po' relativo al ciclo vita delle aziende. Molto spesso non si può fare una fotografia, un'istantanea, una Polaroid e tenerla fissa. Le aziende attraversano momenti molto diversi. Nella mia esperienza, anche prima di guidare il Fondo Nazionale Innovazione, come manager di una grande multinazionale, ho potuto vivere sulla mia pelle come alcuni comportamenti, alcune dinamiche aziendali possano subire delle modifiche in base al momento nel quale ti trovi. Quando sei in una fase di crescita espansiva e il margine è molto ricco, diciamo, e quindi il management è tranquillo, perché l'azionista è tranquillo, i mercati sono tranquilli, allora riesce a operare in una certa maniera rispetto a momenti nei quali, per vicissitudini esterne, per dinamiche di mercato esterne, sei sotto pressione, e quindi la pressione dei mercati, si dice, no, che l'azienda è un po' schiava delle trimestrali a un certo punto, specie le aziende quotate, ti portano a modificare i propri comportamenti manageriali o a forzare sui dipendenti, sui collaboratori, delle dinamiche un po' diverse. Quindi penso che questa variabile temporale sia da considerare all'interno della splendida argomentazione che il professore ha fatto e che mi ha davvero ispirato. Quindi grazie per l'invito. Grazie a te, Enrico. Allora, ci sono prenotati anche Marco Piuri e Cosma Panzacchi. E non so se invece è riuscita a ricollegarsi Patrizia Greco. Proviamo a riprendere Patrizia, al momento Cosma non riusciamo a connetterla, un secondo solo. Abbiamo Marco Piuri e abbiamo riconnesso Patrizia. Benissimo, Patrizia, prego. Io non so a che punto... fino a che punto mi abbiate sentito? Ricomincio un po' da. Sì, ricomincio all'inizio, perfetto. Ricomincio dall'inizio. Forti non può essere sostenibile, economico, ma neppure dal punto di vista politico. Evidentemente sono a rischio anche i sistemi. Sino ad oggi. Quindi le aziende si sono evidentemente poste questo problema, come sta Patrizia, ci sono problemi. Se ci senti, disattiva la webcam. Io non so cosa fare. Interrompi video. Mi sentite? Sì, ora sì.
Quindi le imprese si pongono sempre più un obiettivo di successo sostenibile, ci sono spinte molto forti da parte dell'Europa in questo senso, ma lo stesso codice di autodisciplina italiano ha dato come obiettivo alle società quotate, ma naturalmente anche a quelle che vogliono aderire a questa forma di soft law, si sono dati come obiettivo il successo sostenibile. Ora, in parole molto semplici, che cosa vuol dire successo sostenibile? Vuol dire provare a perseguire un giusto bilanciamento tra tutti i capitali che un'impresa deve remunerare, perché c'è certamente il capitale che è stato investito dagli azionisti, ma poi c'è il capitale umano con le diversità del capitale umano, c'è il capitale ambientale, c'è il capitale delle comunità che vivono intorno a noi, c'è il capitale delle filiere di fornitura, quindi il bilanciamento tra tutti questi interessi, senza dimenticare naturalmente l'interesse degli azionisti, perché altrimenti nessuno più investirebbe nelle nostre imprese, è quello che può rendere il successo di un'impresa sostenibile. Mi sembra che i temi legati al cosiddetto short termism, per il momento almeno, siano superati nella logica delle imprese, perlomeno delle imprese più grandi, e quindi quelle che possono anche cercare di fare cultura in questo senso e diffondere queste modalità di comportamento attraverso le proprie filiere di fornitura. E quindi credo che le spinte anche davvero legislative per quello che riguarda l'Europa, ma o paesi come l'Inghilterra o la Francia, siano nel senso di spingere le imprese a un equilibrio e a un bilanciamento di interessi maggiore di quanto fatto in passato. Tu guidi le Ferrovie Nord Milano? Sei sposti non so quanti milioni di passeggeri. Dove sì, sei buongiorno. Bello? Sei a Saronno? Sono a Saronno, sì, sì. Oggi sono in smart. No, buongiorno a tutti. Ringrazio in particolare ovviamente il professor Zamagni, perché in 20 minuti mi ha messo in ordine una serie di pensieri che io invece cercavo di combinare in maniera confusa, avendo letto una serie di titoli priorità. Ma io che quanto è stato descritto, se uno sa come vuole essere stato, chiedo scusa Marco, ciascuno di voi ora meglio, sì. Anche la tua rete non prende bene, mi dà problemi sulla tua connessione, ti chiedo di disattivare la webcam, grazie. Così si sente meglio? Così sì, mi sentite? Si sente meglio. Sì. Ok, scusate, no, dicevo che la cosa per me più paradossale è questa, è che dovrebbe essere, diciamo, esperienza elementare di ciascuno, che se si fa come è stato descritto prima, per ciascuno di noi funziona meglio, cioè ciascuno di noi vuole essere trattato così come è stato descritto, ciascuno di noi ha un tema di lavoro acquisitivo, di dimensione acquisitiva, ma di dimensione espressiva, ciascuno di noi lavora di più e produce di più se è diciamo così, messo nelle condizioni che ci sono state ricordate. Paradossalmente sembra invece che poi, quando si ha una responsabilità, si ritiene che gli altri non abbiano esattamente lo stesso tipo di posizione, perché io nella mia esperienza, insomma, ho visto che quando si riesce a investire sulla libertà delle persone, e investendo sulla libertà delle persone si richiama la responsabilità, le cose succedono, vengono fuori cose che non ti aspetti, come veniva detto prima, persone che ti danno, diciamo, soluzioni o indicazioni che tu non avresti mai immaginato. È chiaro che non è, diciamo, è faticoso investire sulla libertà e sulla responsabilità, ma ieri discutevo con una delle mie figlie che mi ricordava che Netflix è arrivato al punto che non ha neanche più le ferie programmate, cioè non esiste, diciamo, in Netflix il fatto che tu debba chiedere le ferie, te le programmi quando vuoi e come vuoi, e guarda caso le persone se le programmano in una maniera più appropriata per poter fare quello che devono fare. Ora, da questo punto di vista, io lavoro in un settore dove anch'io il tema del profitto ce l'ho molto poco per una serie di ragioni, però devo dire che la dimensione, diciamo, quella che schiaccia molto è questo approccio sul lavoro, sul concetto del lavoro acquisitivo. E lo dico soprattutto, Zamagni, il professor Zamagni ha fatto un passaggio molto molto veloce, ma noi siamo un'azienda dove il 70% è sindacalizzato, e io devo dire che una delle fatiche più grandi è esattamente questo, cioè stare in un contesto dove, mettiamola così, gli stakeholder sono confusi rispetto al senso e a ciò che devi fare con l'azienda,
e una rappresentanza sindacale che è tutta appiattita sulla componente acquisitiva, dove tendenzialmente è dammi di più per farmi fare di meno, con regole e quant'altro. Allora, dov'è che stiamo provando? Io sto provando almeno a sfondare questo. Faccio solo due esempi. Uno, noi da due anni ci siamo messi a lavorare con una metodologia che è quella di KPMG, che si chiama True Value, che forse conoscete, che consente di misurare, ovviamente traducendola sempre in euro, ma qual è il valore che viene prodotto, veniva richiamato anche prima. Allora, noi facevamo un fatturato pre-Covid di 840 milioni di euro. La metodologia dice che produciamo valore per l'insieme delle comunità, per l'insieme, diciamo, degli stakeholder, per l'insieme delle componenti, il territorio, le comunità, eccetera, per 3 miliardi e mezzo. E questo lo stiamo usando per far capire qual è il valore vero che sta dentro l'attività che facciamo, che è un servizio con una serie di caratteristiche. L'altra cosa, ma poi qui chiederò consulenze al professor Zamagni, è questa, che in un contesto come quello che ho detto prima, molto sindacalizzato e molto appiattito sul tema del lavoro acquisitivo, stiamo provando a costruire una politica di welfare dentro il tema della sostenibilità più in generale, provando a far diventare la politica di welfare emblematica di come noi pensiamo l'impresa e di che idea abbiamo delle persone e di come vogliamo chiamare la raccolta delle persone. Vediamo se funziona. Grazie. Bravo Marco, fai così. Bravo. Grazie. Allora, si erano prenotati proprio un tweet Adriana Versino e Daniele Di Fausto e Gianluca Orefice. Se riescono a collegarsi, gli diamo la parola. E poi invece chiederò a Giuseppe e al professor Zamagni di fare le ultime conclusioni, per concludere alle 9. Abbiamo Daniele Di Fausto. Daniele, prego. Allora, buongiorno, un saluto sia a Giuseppe che al professor Zamagni. Allora, una domanda per il professore. Allora, con Venture Thinking abbiamo unito la parola impresa e filosofia, Venture Thinking, ma sentendo l'intervento stavo pensando, forse più che filosofia, magari bisognerebbe riflettere se la parola più giusta è da riportare nel management è la poesia. E poi proprio una battuta, considerando il governo, ci sono vari ministri nuovi di transizione digitale e di transizione energetica, forse mettere anche al governo un ministro della transizione del senso potrebbe essere una buona idea. Un saluto a tutti. Grazie Daniele. Allora, professor Zamagni, prima lei la parola e poi Giuseppe come padrone di casa per chiudere i saluti finali. In questo breakfast che si fa il mercoledì delle ceneri, quindi un po' magro. Prego. Grazie. Ho ascoltato cose molto importanti di cui ho preso nota. Direi che non sto a ripeterle perché il tempo mi manca, ma mi complimento perché avete invitato persone che veramente credono in quel che fanno. E c'è una frase che sempre mi è piaciuta dello scrittore inglese Chesterton, Gilbert Chesterton, dal momento che Daniele Di Fausto ha invocato la poesia. Dice Chesterton: che differenza c'è tra un costruttore e un creatore? Che il costruttore ama la cosa costruita solo dopo che l'ha fatta. Il creatore invece ama la cosa che andrà ad esistere prima ancora di averla generata. Questo è molto importante, perché il vero imprenditore è un creatore in questo preciso senso. In altre parole, il vero imprenditore prima si lascia abbacinare dalla propria idea prima ancora di metterla in pratica, poi si adopera per metterla in pratica e vede il risultato. Ecco, noi abbiamo bisogno oggi di più creatori che non di costruttori, non perché il costruttore evidentemente non sia rilevante, ma il costruttore ha qualcosa, un disegno che qualcun altro gli ha procurato e lui deve porsi il problema solo di applicarlo. Se noi invece ai managers, ai diversi livelli, veicoliamo l'idea della creatività, noi facciamo un servizio a loro personalmente, ma soprattutto alla causa aziendale. La provocazione di Daniele Di Fausto, del ministro del senso, è ovviamente una provocazione, come tale va interpretata, però ha ragione, perché la transizione
di cui tutti parliamo e non possiamo non farlo, non può essere solo quella energetica o ambientale, che in questo momento occupa il primo posto, ma deve essere in primis una transizione culturale. Ecco perché da diverse sedi si va parlando della necessità di dare vita ad un grande progetto neo-umanista. Voi sapete che oggi a livello mondiale ci sono due scuole di pensiero, due progetti che si, come dire, contendono il primato. L'uno è il progetto transumanista, che ha la sua roccaforte in California, dove 17 anni fa è stata fondata la University of Singularity, l'Università della Singolarità, Kurzweil, che è uno grande scienziato e in qualche modo il caposquadra. E qual è l'idea del transumanismo? Quello di andare oltre l'uomo. Trans in latino vuol dire oltre. Cioè dire arriveremo a un punto in cui le macchine saranno dotate non solo di intelligenza artificiale, cosa che già esiste, ma addirittura di una coscienza artificiale, perché non avremo più bisogno dell'essere umano. Questa è l'idea. Ovviamente qualcuno alcuni anni fa pensava fosse un sogno, un'utopia, invece dobbiamo prendere atto che ci si sta avvicinando. L'altro progetto è quello neo-umanista, che ha invece la sua base, la sua roccaforte, ovviamente non poteva essere diversamente in Europa. Allora bisogna che su questo vengano coinvolte le imprese, i manager, gli imprenditori, perché non possono loro sentirsi estraniati o disconnessi dalla società di cui fanno parte, perché passa attraverso di loro. Quando prima Maurizio parlava di alienazione, ha ragione, perché questa è una forma di alienazione. Io se fossi un top manager mi rifiuterei, ad esempio, di accedere all'idea di lavorare per un progetto transumanista che alla fine della corsa annulla la mia stessa esistenza, la mia stessa personalità, che non vuol dire uccidere, ma l'uomo diventa irrilevante, perché tutto quello che fa l'umano, a cominciare dai sentimenti morali, lo potrà fare appunto una coscienza artificiale opportunamente funzionata. Ecco allora perché è necessario in questo momento, e chi mi conosce sa che io da sempre dico gli imprenditori, i merchant, sono degli agenti politici, dove politici non vuol dire partitici, aderenti a un partito, ma vuol dire soggetti di trasformazione, perché le trasformazioni di cui abbiamo necessità passano attraverso la loro opera e attraverso, starei per dire, le loro mani. Ecco perché ridare questo senso di fiducia e soprattutto questa prospettiva tipicamente umanistica è un servizio grande che rendiamo alla causa del bene comune, ma anche al benessere delle persone coinvolte. Grazie molte e complimenti per la vostra iniziativa. Il Consorzio Eli si è formato da 72 imprese, grandi e piccole. Noi abbiamo riunito i CEO il 13 ottobre scorso dicendogli dobbiamo cambiare rotta e vi diamo una bussola per cambiare modo di agire, per recuperare il senso dell'orientamento e rifarsi carico della comunità. Il prossimo 13 aprile li rincontriamo per vedere che cosa è successo, quello che hanno fatto. E quindi il suo incoraggiamento è molto forte perché stiamo andando proprio in questa direzione, cioè di recuperare questa dimensione di senso. Allora, Giuseppe, come padrone di casa e presidente del fan club di Stefano Zamagni, che oggi si è allargato ulteriormente, io vedo arrivare tutti i commenti via WhatsApp in mille modi di dire grazie professore, grazie Giuseppe per quello che ci state dicendo. Ma sì, allora io innanzitutto voglio ringraziare Elis per questa iniziativa, perché credo che almeno oggi, magari per qualche giorno in più oltre oggi, saremo persone diverse dopo aver ascoltato queste parole, e questa cosa ci ricorda che sono le parole che formano il mondo, e se nelle aziende si frequentassero di più certe parole, le aziende stesse cambierebbero, e quindi eventi come questi che sembrano micro in realtà agiscono sulla nostra anima. Ringrazio il professor Zamagni ancora una volta perché è come sempre stato un faro che ci ha illuminato la strada davanti a noi. Io recupero solamente brevissimamente tre parole che ho ascoltato. La prima è quella del significato, che gli inglesi chiamano purpose, perché l'abbiamo ripetuto anche oggi. Io credo che esiste
il purpose del fondatore, che è quello che gli americani chiamano l'insurgency, no? Quando c'è l'idea iniziale dell'impresa. Adesso c'è il purpose sociale o socioambientale di cui tutti parlano. La vera, secondo me, rivoluzione sarà quando si potranno saldare in ciascuna azienda questi due purpose. Il purpose iniziale del fondatore diventerà una sola cosa con quello sociale e ambientale, dando significato, come è stato molto ben detto anche dagli interventi, dando significato al lavoro di ciascuno e quindi attivando quella tacit knowledge e quelle energie in tutti quanti. La seconda parola, il professor Zamani ha parlato di armonia, io che sono meno religioso di lui parlo di spesso parlo di integralità, che è una parola pericolosa, però quello a cui mi riferisco è un'azienda integrale, un'azienda in cui si consente alle persone di integrare le loro diverse dimensioni. Non che l'azienda debba integrarle, perché altrimenti scivoliamo verso l'azienda totalizzante, ma che crea un contesto all'interno del quale la persona può essere una persona integrata, integrale, può essere se stesso, può essere autentico. L'ultima considerazione che voglio fare riguarda il concetto, riguarda un pensiero, anche questo per me è un po' fisso, e cioè io non credo che ci siano pochi cattivi contro cui occorre fare una battaglia per cambiare le cose, perché se fosse così sarebbe più facile, cioè non ci sono pochi gnomi della finanza globale nascosti che determinano questo modello socialmente ed ambientalmente non sostenibile. Purtroppo la battaglia non è una battaglia contro pochi cattivi, ma è una spinta contro l'inerzia di molti, e da un certo punto di vista contro l'inerzia del modello. E da un certo punto di vista questo potrebbe sembrare meglio, perché non c'è qualche cattivo da sconfiggere, forse è peggio perché l'inerzia è di molte più persone, e quindi questo rafforza la nostra responsabilità individuale, specialmente di leader aziendali, perché siamo noi che dobbiamo smuovere l'inerzia, e l'inerzia della maggioranza temo che sia peggio che la cattiveria di una minoranza. E quindi è una sfida di modello che ci, insomma, come generazione ci pone un punto esclamativo di fronte. Grazie infinite a tutti quanti e spero di rivedervi presto. Stefania, sei in muto. Eccoci, quindi integralità. Come diceva anche Giuseppe, campagna culturale contro il misoneismo, importanza di far emergere, ecco, dai propri collaboratori la conoscenza tacita, come diceva il professor Zamagni, e quindi la sfida di oggi del management è trovare il modo di mettere in armonia le due dimensioni, acquisitiva ed espressiva. Grazie veramente quindi a tutti per i contributi, e in particolare a chi ha saputo dialogare con tanta partecipazione su temi così caldi, e come dire, iniziamo la giornata con molta speranza e più grinta. Grazie e buona giornata. Per chi vuole, diciamo, come facciamo anche nei precedenti inspiring, possiamo fermarci qualche minutino in più. Grazie. Grazie Stefania. Grazie professore, grazie Giuseppe, speriamo di vederci presto di persona. Comunque il 13 aprile spero che avremo modo di incontrarci e vedere il lavoro fatto da queste imprese nel cambiare tutto. Tra l'altro Leonardo Becchetti ci sta aiutando proprio in questa opera di recuperare il senso del fare impresa. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, grazie. Ciao, arrivederci. Allora, Stefania, mi sembra che il professore ha lasciato. Sì, vedo Fabrizio, ecco, che scriveva qualcosa in chat, non so se vuole intervenire. Fabrizio Padua, vediamo se Stefano riesce ad accenderlo, eccolo. Sì, c'è. Fabrizio, allora iniziamo in modo nuovo questa giornata. Assolutamente, molto, assolutamente molto, molto interessante e bellissima anche la conclusione di Giuseppe Maurici Finali, molto interessante questo discorso dell'inerzia di tanti che è molto peggiore della cattiveria di pochi. Perché è veramente un'azione che deve partire da noi. Io ho preso tanti spunti, mi sono preso molti appunti, tra l'altro voglio comprarmi anche questo libro, Olocrazia di Guerini. Di Brian Robertson.
Olocasi, perché anche è un modo anche per riscoprire, diciamo, la grande ricchezza della nostra storia italiana, cioè il discorso dell'umanesimo. Si parla del Rinascimento, si parla poco dell'umanesimo, perché lo si conosce poco. Invece, secondo me, diciamo, questo sarebbe importante rileggersi, perché poi entra nel lavoro di tutti i giorni. Noi, come manager di aziende multinazionali, ci troviamo, diciamo, a provare a valorizzare diciamo, questa conoscenza tacita all'interno di tutti quanti. Ed è proprio vero, perché io lo vedo anche nel nostro mondo, diciamo, tecnologico, il fatto che i CEO vanno alla ricerca delle idee, delle gemme informative di giovani che lavorano, diciamo, in piccole stanze sui dati, e scavalcando anche spesso tutta l'organizzazione, di 5-6 livelli organizzativi, per andare dritti a chiedere domande, a fare domande a ragazzi che lavorano sui dati, perché loro possono avere fuori quella gemma, nel famoso data mining, che è il minatore che cerca le gemme preziose, che può cambiare la strategia del piano industriale. È veramente interessante, sta avvenendo in questi mesi. Quindi alla ricerca, diciamo, della conoscenza tacita dentro la testa delle persone, ma andando proprio dall'ultimo della scala organizzativa. E un data mining conoscitivo. Secondo me è molto interessante, io ho trovato molti spunti, quindi ha confermato ulteriormente che questi momenti di Spire and Breakfast sono dei momenti che personalmente mi arricchiscono molto, quindi grazie a te. Ma tu sei troppo di parte. No, c'è Angelo Costa che voleva intervenire. Angelo, non so se ci riesci. Tra l'altro Angelo guida una stupenda azienda, arriva nel trasporto pubblico. Eccoti. Sì, scusa, ti sentiamo. Sono poi Giovanni De Marti. Sono fermo a un autogrill per, diciamo, in viaggio verso Como. Ci ho detto, ho trovato molto molto interessante questo incontro, perché un po' come diceva Marco, ha messo in fila una serie di idee che magari uno ha, ma in modo decisamente più confuso. La mia considerazione, che poi ho messo in una domanda, era questa. Adesso il professore ha lasciato, ma la lascio un po' come spirito un po' a tutti noi, e cioè si è parlato all'inizio degli extra profitti, delle rendite, che è un tema sicuramente rilevante. Mi domando se non ci sia una nostra responsabilità o comunque uno spazio per poter fare qualcosa rispetto a questo tema in una direzione, cioè che molte volte queste rendite nascono dall'inefficienza del settore pubblico, e quindi in qualche modo l'inefficienza del settore pubblico va combattuta anche per questa ragione. Cioè in questo momento in cui si parla di recovery fund, di soldi che arrivano e che purtroppo su tante idee si vedono progetti che rischiano più di distruggere ricchezza che non di crearla, ecco, in questo credo che ci sia l'urgenza e l'emergenza perché si dica e si faccia qualcosa. Ecco, questo è un po' il mio senso rispetto alle parole dette in aggiunta, per insomma non ripetere considerazioni che condivido in pieno su tutto il resto, ma per dire qualcosa in più, ecco. Grazie Angelo. Se c'è qualcun altro che ha piacere di fare qualche commento. Giovanni, mi sembra che è connesso. Il notaio De Marchi, il grande presidente. Il nostro amico Giovanni. Presidente del FAES, di questa scuola stupenda. Ciao. Formata dalle famiglie. Eccoti, notaio, grande. Non prendermi in giro per la cravatta, che tu ce l'hai pure tu. Ti sei messo pure la cravatta. No, non ho molto da dire, io voglio solo ringraziare perché sono sempre molto stimolanti questi incontri di primo mattino. Qui poi a Milano non è mercoledì delle ceneri, quindi la colazione la facciamo molto più abbondante di voi. Vero. E ci prendiamo altri 3 giorni di carnevale. Molto interessante, perché al di là della professione a me interessano questi temi del professor Zamagni, proprio in ambito no profit, gestendo, comunque essendo una rappresentante delle FAES, quindi scuole che devono mettere insieme
proprio la parte ideale e la parte economica devono stare in piedi, ma devono, poi Stefania sa bene, perché condividiamo in città diverse le stesse mission, quindi non ho niente di interessante da dire se non da ringraziare, e ho preso appunti su cui mediterò e mediteremo a lungo su questi temi, che sono temi che ci sono da sempre, ma che ogni volta sono innovativi e danno sfaccettature nuove. Quindi grazie. Grazie. Vedo che c'è anche Massimo Calabrese, non so se Massimo hai piacere. Giusto, Massimo. Tu che sei un italo-americano. Comunque, questi temi, perché il professor Zamagni ha citato i 191 CEO che hanno firmato. Poi volevo dire che Massimo, oltretutto, oltre a contribuire moltissimo con noi, sta facendo anche un percorso bellissimo dopo aver fatto una testimonianza in aula con un paio di ragazzi, se li è presi, giovani, prossimi, futuri ingegneri, e sta facendo un percorso di mentoring che, insomma, come dire, ci farà sapere, ma mi sembra che stia iniziando bene. Sì, ci stiamo provando. Sono ancora un rookies, come si dice, Stefania. Ciao Pietro. Intanto volevo dire semplicemente, ho trovato molto molto interessante l'intervento del professore, veramente interessante. Infatti ho scritto nella chat a Pietro se era possibile avere la registrazione di questa sessione, perché vorrei risentirmela con più concentrazione, perché ci sono stati alcuni punti veramente molto molto interessanti. Uno in particolare era quello relativo al fatto che lì mi ci sono veramente ritrovato, a dire la verità, e lo userò anche con i ragazzi, Stefania, perché quando il professore ha detto ha preso in considerazione quella fase del suo intervento dove con quell'esternazione metaforica legata al fatto che quando si approccia un progetto sostanzialmente prima di tutto deve essere un credo nostro interno di voler valorizzare questo progetto e crederci fino in fondo prima ancora di vederlo come un progetto di business o qualsiasi altra cosa. Questo è un po' il senso di quello della traduzione intrinseca che io ne ho recepito, però vorrei veramente poterlo riascoltare con la giusta attenzione, veramente molto molto interessante. Ribadisco, io adesso purtroppo alle 9:15 ho un... Noi stacchiamo adesso. Sì, stacchiamo. Però volevo ringraziare tutti quanti voi, perché è stato veramente l'ispirazione il professor Zamagni, prima di tutto, perché non lo conoscevo, mi dispiace la mia ignoranza, ma però è veramente una persona da ascoltare con i radar veramente altissimi, ecco, tutto qua. E quindi io sono, come al solito, sempre riconoscente a tutto il gruppo, a questo bellissimo gruppo di lavoro. Ringrazio te in primis, Pietro, ringrazio Stefania, tutta l'organizzazione di Ellis, ecco, mi sono veramente grato di invitarmi a questi incontri, ecco. Tutto qua, volevo solo ringraziare. Grazie Massimo. Faremo avere a tutti la registrazione anche, questo ve lo assicuro. Ecco, questo se, va bene, questo sarebbe apprezzato. Io mi scuso, mi devo sganciare, che ho una call tra buonissima giornata minuti. A tutti quanti. Grazie voi. A tutti. Grazie a tutti quanti, un abbraccio a tutti, grazie. Buona giornata, ciao Stefi. Ciao, grazie Pietro.